Nuovo passo falso del Tolentino che purtroppo inciampa nella seconda sconfitta consecutiva interna nell'arco di 8 giorni. Quest'oggi a passare al della vittoria è toccato alla formazione abruzzese del Pineto, 2-1 per gli ospiti che hanno saputo reagire nonostante lo svantaggio iniziale e così consolidano il buon piazzamento in classifica allungando 2 turni la fase positiva con 6 punti conquistati nel corso degli ultimi 180 minuti disputati. Assenti per squalifica di Domenico Antonio e Capitano Ruggeri, mister Mosconi conferma titolare in porta ancora una volta l'under Bocosse, mentre a centrocampo dal primo minuto viene schierato Severoni. In avanti il duo Palmieri e Minnozzi. 4-3-3 lo schieramento da parte del trainer ospite Rachini, con gli ospiti che finalizzano le poche occasioni create nel corso dell'intera partita. Prima del fischio d'inizio, esibizione dell'undicesimo reggimento dei Bersaglieri in occasione dei festeggiamenti del centenario dell'Unione Sportiva Tolentino. Dopo 5 minuti iniziali, prima l'opportunità di Tortelli con la conclusione che finisce al lato. Un minuto più tardi la risposta immediata di Amadio che però spara fuori dallo specchio della porta. Al 18esimo, susseguentemente ad un calcio d'angolo, tiro cross di Minnozzi con l'estremo difensore ospite che riesce a respingere con la mano di richiamo. Al 20esimo la punizione in favore dei padroni di casa, Lupo appoggia per Capezzani che invita Minnozzi che prova l'inzuccata ma in qualche maniera l'estremo difensore ospite riesce a deviare. Al 25esimo la prima conclusione ospite, dopo un tocco di mano del difensore Bonacchi, Pippi manda all'altro. Al 43esimo ancora il Tolentino che crea ma non riesce a capitalizzare, punizione di Capezzani per Minnozzi il cui tapin finisce sopra il montante. Nella ripresa al 6° Minnozzi per Palmieri, quest'ultimo viene fermato in maniera irregolare poco fuori dall'area di rigore, si prende l'onere della battuta Minnozzi, trova la giusta direzione per il pallone con la sfera che si insacca alla sinistra dell'estremo difensore locale. Al 13esimo la risposta di Bucosse sul neo entrato Alessandro che è bravo a sgusciare dentro l'area di rigore del Tolentino ma non trova la conclusione vincente. Al 19esimo però è Sarizzo che propizia il pari per la formazione ospite, prima una respinta della difesa Cremisi, poi il neo entrato trova l'angolino giusto e riesce a pareggiare. 38esimo ancora una ingenuità della difesa Cremisi, recupero palla dell'appena entrato Biancardi che trova l'angolino giusto per il vantaggio ospite. Prova a reagire la squadra di casa senza costrutto, si chiude con la vittoria ospite con i tifosi cremisi che rimangono a bocca asciutta. Sulle 8 gare disputate fino ad ora, 5 disputate al della vittoria con 3 pareggi e 2 sconfitte per la formazione di Mosconi.